Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fedeli, continuiamo con la nostra riflessione sul sacrificio, per imparare a conoscere meglio la Santa Messa come sacrificio di Cristo, sull'altare. E sono partito negli altri interventi con dei discorsi molto generici. Spero che abbiate avuto pazienza perché abbiamo parlato a livello molto molto generico e abbiamo preso la cosa molto alla larga, partendo proprio dalle disposizioni della natura umana. E oggi mi avvicino di più all'argomento. Mi avvicino veramente, vado alle soglie, ecco, del discorso che ci interessa riguardo appunto alla messa. E ho parlato negli interventi scorsi dell'offerta, dell'oblazione della povera vedova nel tempio, nel tesoro del tempio, che offrì due spiccioli, due quattrini. Ma era tutto quello che lei possedeva per vivere, quindi una grande offerta, grandissima agli occhi di Dio. Poi abbiamo parlato anche dei doni che i re magi hanno portato a Gesù quando aprirono i loro scrigni e tirarono fuori oro, incenso e mirra, doni preziosissimi. Quindi quell'offerta fu apprezzata per i simboli che recavano, ma anche per veramente il valore stesso dei doni. Ma se vogliamo parlare molto concretamente, dobbiamo dire che sia l'offerta della vedova che quella dei re magi potevano essere fatte anche ad altre persone, non furono offerte esclusivamente rivolte a Dio. Sì, in quell'atto sì, ma le stesse offerte, voglio dire, potevano essere fatte anche ad altre persone terrene, grandi benefattori oppure persone importanti. Ok. Allora, che differenza c'è tra l'offerta, che chiamiamo anche oblazione, è la stessa cosa, e il sacrificio? Che differenza c'è? La differenza è questa, che il sacrificio è un'offerta che può essere fatta esclusivamente a Dio e non può essere fatta ad altre creature, altrimenti sarebbe fatta in modo improprio. Teniamo sempre presente che la differenza tra le creature, anche quelle più importanti, e il nostro Signore è infinita. Dal Signore abbiamo tutto, da Lui proviene tutto e tutto a Lui deve ritornare. Per cui deve esistere un culto, deve esistere un'offerta riservata esclusivamente al suo onore. Ecco, un'offerta di adorazione, ecco proprio questa parola adorazione, no? Si usa non per le creature. Solo Dio può essere adorato. I santi, che sono i migliori tra le creature, possono essere venerati, ma non adorati. Quando noi parliamo di adorazione, intendiamo un atteggiamento che solo a Dio è riservato, per il suo grande onore, per la sua importanza. Adorazione in greco si dice latreia. Ecco che il sacrificio deve essere latreutico, non deve essere idolatrico. Vedete che nella parola idolatria c'è la stessa parola latreia, solo che è l'adorazione degli idoli, ciò che non deve avvenire per noi. In ogni caso, il culto, il sacrificio che noi dobbiamo offrire a Dio è un'offerta latreutica, proprio che ha questa caratteristica di adorazione, quindi esclusiva per Dio, in ogni popolo, in ogni cultura, anche nella nostra cultura e nella nostra religione, che è quella vera, ci deve essere un culto
un sacrificio, diciamo meglio, riservato esclusivamente a lui, che le persone quando vi partecipano riconoscano senza ingannarsi che si tratta di un culto riservato a Dio. Poniamo il caso che in una nazione, non è un caso, cioè in tutte le nazioni ci sono riti, cerimoniali, protocolli riservati per un omaggio al capo dello Stato, che sia un re, che sia un presidente, qualunque sia, ci sono rituali, anche civili, proprio esclusivi per il capo dello Stato. Se io quei rituali li applico ad un'altra carica dello Stato, commetto una colpa, ecco, un peccato, incorro in un'accusa di lesa maestà, cioè di uso improprio dei cerimoniali. Ecco. Quindi, che religione è quella che non prevede un sacrificio esclusivo, per Dio e che mette sullo stesso piano, le celebrazioni per Dio con quelle per le grandi persone? Guardate se non è successo questo nella nuova liturgia, che è stato perso sempre di più progressivamente il senso del sacro, cioè la dimensione verticale, e quei riti potrebbero valere anche per altre occasioni e rivolti anche ad altre persone sulla terra, perché tanto non è più la religione di Dio, ma è la religione dell'uomo per l'uomo. Questo è quanto siamo arrivati in questa nostra deriva dal Concilio Vaticano II in avanti. Quindi, ritornando a noi, in tutte le culture, in tutti i popoli, c'è una parola della lingua corrispondente che è riservata solo all'essere supremo. In italiano la parola Dio, nelle lingue neolatine si assomiglia, ecco il francese Dieu, oppure in tedesco Gott, nelle lingue germaniche abbiamo per esempio in inglese God che si assomiglia, Deus in latino, Zeus in greco. Ecco, ogni lingua, ogni cultura, ogni popolo si è data una parola che si può usare solo per l'essere supremo, solo in riferimento all'essere supremo, se no è usata in modo improprio. Però è anche vero che nella religione rivelata, cioè l'ebraismo, il cristianesimo, è Dio stesso che è intervenuto per dire: io mi chiamo così, Yahweh. E quando l'angelo Gabriele è apparso alla Madonna, le ha detto: tu lo chiamerai, gli verrà posto il nome Gesù. Quindi vedete che o l'uomo attribuisce un culto, un linguaggio, ma non solo, anche un culto proprio, esclusivo per Dio. Questo succede, è un fenomeno, diciamo, è un fenomeno normale, succede in tutti i popoli, un culto per Dio, oppure nella religione rivelata è Dio che suggerisce che tipo di culto deve essere rivolto a lui. E nella Bibbia, nell'Antico Testamento, come anche nel Nuovo Testamento, il Signore stesso suggerisce che tipo di culto, quali sono le regole, quali sono le cerimonie, quali sono le feste, come deve essere fatto il luogo di culto, e anche nei minimi particolari. Nel Nuovo Testamento Gesù spiega quale sarà il nuovo culto da rivolgere a Dio in spirito e verità, e parlerà anche della istituzione della Santissima Eucaristia. Quindi il sacrificio ha una natura esterna, cioè si vede, è un culto che si vede, ha dei rituali, ha degli ambienti in cui viene celebrato, ha delle regole, eccetera. È pubblico,
è un fatto che deve essere riconosciuto da tutto un gruppo di persone che è la Chiesa, nel nostro caso, la vera Chiesa, e è legale perché segue dei regolamenti, è sociale appunto perché coinvolge tutte queste persone, è ufficiale, è quello da seguire. Stiamo parlando, il sacrificio ha queste caratteristiche, non confondiamo il sacrificio con la preghiera personale, con i riti che facciamo in altre occasioni. Ce n'è uno solo che ha queste caratteristiche. Ecco, quindi un'azione sacra per eccellenza. Il sacrificio è il centro e il culmine di tutto il culto rivolto a Dio. Il concetto di culto è molto più largo, no? Coinvolge molti altri atti, anche personali, di gruppi particolari, anche pratiche che si fanno nella Chiesa, però non hanno queste caratteristiche come ha il sacrificio. Quindi dal sacrificio parte il culto e il culto ritorna al sacrificio. Il sacrificio è il centro, il culmine della nostra adorazione a Dio. Perché nel sacrificio noi esprimiamo il riconoscimento della suprema padronanza di Dio su tutte le creature e della nostra dipendenza assoluta da Lui. Bene, sia lodato Gesù Cristo.